Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. In questo momento c'è la seconda scossa di terremoto al centro Italia e sembra come se la scossa del terremoto interagisca con i centri nervosi centrali del nostro cervello e come se interagisce o interagisca con i satelliti spia che sparano le armi ad energia diretta all'interno dei nostri centri nervosi. Mi hanno contattato varie vittime del controllo neurale e tutti quanti stanno dicendo che sentono contrazioni nei polmoni, contrazioni vicino al cuore, mal di testa fortissimi, e tutto dovuto alla destabilizzazione delle frequenze fisiologiche del puntamento trigonometrico GPS che sparano sul nostro corpo, che interagisce con le frequenze forse di un'arma sismica che spara onde d'urto fortissime o basse frequenze nel sottosuolo. Adesso sta smettendo, in questo momento ha smesso la seconda scossa di terremoto, sento mal di testa fortissimi, contrazioni vicino al cuore, contrazioni respiratorie, vibrazioni sulle gambe, sulle braccia, come se la destabilizzazione o l'onda d'urto del terremoto destabilizza le frequenze delle armi ad energia diretta ad onde convogliate del satellite spia che sta a nord Italia, che viene sparato ed attestata l'arma sul nostro corpo attraverso degli sperimentatori mercenari che sperimentano su capi umani queste tecnologie. Amici, seguite i miei canali, la radio web Emiliano Babilonia Spreaker, seguite i miei canali di YouTube, Angeli Custodi MK Ultra Italia, Emiliano Babilonia, e seguite anche Satelliti Spia, il mio blog, Ricercatori di fenomeni inspiegabili, il mio blog, e poi seguite anche Vittime del controllo neurale, l'altro mio blog. Seguite anche i vari canali che stiamo mettendo da tutte le parti, anche su Twitter, anche su Google Più, anche su Facebook, perché stiamo rientrando in forza su tutti i social network per divulgare queste notizie. Stacco adesso la registrazione perché le frequenze del disturbo e delle patologie sono diventate elevatissime. Adesso addirittura sento ustioni fortissimi in testa, ustioni dentro gli occhi, perché sicuramente si sono scollegate delle frequenze dell'arma di energia diretta ad onda convogliata che spara sul nostro corpo queste radiazioni. Un saluto a tutti, amici di Emiliano Babilonia.